La verità è, penso mentre mi lascio precipitare sul divano, provocando il crollo della torre di numeri di Internazionale, non ancora letti, la verità è che sto procrastinando per svincolarmi dal mio troppo rigido critico interiore, che mi getta addosso discredito e vergogna, ripetendomi che la sconfitta sarà il risultato delle mie azioni. Questa terribile voce mi lega mani e piedi e io, come uno struzzo, nascondo la testa nella sabbia. Il risultato finale è l'autosabotaggio. Giunta a queste conclusioni, decido di seguire i consigli di psicologi e formatori che ripetono che quando si procrastina occorre praticare l'autocompassione, ridimensionare il proprio critico interiore, affrontare i compiti ardui con serenità e infine attuare l'indulgenza strategica, ovvero piccole gratificazioni che permettono sia di recuperare le energie che di autopremiarsi per aver deciso di affrontare il mostro e di prendere il toro per le corna invece che nascondere la testa sotto la sabbia. Perché funzioniamo così? Asseriscono. Allo sforzo deve succedere una ricompensa prima di intraprendere un ulteriore sforzo. Bastone e carota, aggiungo io tra i denti. Pianifico quindi accuratamente l'azione da compiere, non sottostimando il tempo necessario per realizzarla. Ma come fare? Esiste una formula dell'organizzazione che consiste nell'ipotizzare il tempo necessario e aggiungere 2 ore e moltiplicare per 2. In questo modo l'obiettivo sarà sicuramente raggiunto nel tempo previsto, senza ansie né frustrazioni, e avanzerà pure del tempo. E io mi sentirò efficiente e gratificata. Non sono però certa di avere compiuto i calcoli in maniera corretta, ma ciononostante prendo l'agenda e stabilisco come e dove inserire nella mia pianificazione, giornaliera, settimanale e mensile, il tempo che mi occorre per realizzare l'impresa, intervallando accuratamente l'impegno con momenti di ricreazione, perché quello che devo realizzare è uno sforzo senza sforzo. Una volta terminata l'organizzazione dell'agenda, sono esausta e decido di ricompensarmi con un gelato vegano all'Ambaradan di Casalecchio, cremoso all'arachide ed Etna, che è un tripudio godurioso di pistacchio, arancia e scaglie di cioccolato. Il crimine, nel disincanto, ha aperto il corpo. Il crimine, nella casa gentile, lenisce. Il crimine opera nella casa gentile. Il crimine, nel disincanto, opera. Il crimine apre i corpi. Ascoltare il corpo che manca è deviazione. Ascoltare il corpo è deviazione. Ascoltarsi è deviazione. Riposarsi è privazione. Ascoltarsi. Non riesco ad ascoltare il corpo. Il corpo sempre presente. Non riesco a inseguire il desiderio di un corpo presente. Le parole mi fanno deviazione, spaccatura nell'aria. Accettare l'ombra, accettare la barra della mente, accettare la violazione, l'entrata, accogliere la paura, farne incanto tutta nel disincanto e mutilazione dello sguardo. Cercate Roberta. La sua meccanica è solitudine eiaculatoria. La sua solitudine meccanica eiaculatoria. Cercate i crimini aperti dalla voce di Roberta. I suoi crimini si magnificano nel corpo. I crimini popolano quella casa del corpo che è la voce. Quella casa del corpo che è popolata di solitudine. E il suo amore scricchiola e fa nido nella scala chiocciola dell'orecchio. Inceppa l'ascolto un incendio di ossa e ferro.
Ascoltate l'inceppo del desiderio. Le parole si spaccano e penetrano nell'ombra. Il corpo parla quando manca. Il discorso del corpo manca quando la bocca ha di troppo. Il troppo della bocca sa deviare anche le esigenze più astute. La deviazione del corpo parla alla luce. Il desiderio parla quando manca il corpo, quando manca al corpo, quando nella mancanza della luce del corpo si spalancano tutte le gambe del desiderio. Accettate la ferita che apre nella pagina l'oscillazione tra incanto e disincanto. Accettate la ferita che apre nell'orecchio il mutilarsi del verso. Tutto nella fibrillazione della ferita lo sguardo si riposa. La scrittura di Roberta si incontra all'angolo della strada. La strada di Roberta si incontra con la vertigine degli spettri. La frenesia di esposizione dei crimini nella scrittura di Roberta inizia dai cocci di vetro sotto le unghie. Siete senza riparo quando venite esposti all'amore abbandonato dietro l'angolo della strada. Siete senza armatura quando la presenza del corpo non fa ascoltare nient'altro. Senza legge quando toccate con mano l'ombra che la meccanica di Roberta costruisce dentro il ritmo oscillatorio dei versi. Senza riparo dalla nitidezza, senza armatura contro la crudeltà, senza legge per proteggere il riposo del desiderio, senza governo, senza respiro, senza risposo, senza respiro, senza legge, senza governo, senza governo. Il crimine nel disincanto ha aperto il corpo. Il crimine nella casa di tile le lisce. Il crimine opera nella casa di tile. Il crimine nel disincanto opera. Il crimine apre i corpi. Ascoltare il corpo che manca è deviazione. Ascoltare il corpo è deviazione. Ascoltarsi è deviazione. Riposarsi è privazione. Ascoltarsi non riesco ad ascoltare il corpo. Il corpo sempre presente, non riesco a eseguire il desiderio del corpo presente. Le parole mi fanno deviazione, spaccatura nell'aria. Accettare l'ombra, accettare la barra della mente, accettare la violazione nitrata, accogliere la paura, farne il canto tutta nel disincanto e mutilazione dello sguardo.